quello che ci serve per avere il controllo completo del fraseggio sulla batteria. Oggi vi faccio vedere un trucchetto, diciamo, che ci serve proprio per quello, per andare a fraseggiare sulla batteria e non avere grossi problemi di diteggiatura di mani, cose strane che succedono. In pratica, il problema che ho riscontrato sulla batteria qual è stato? Infatti non sapere mai se andava a finire un fraseggio. Sapete cos'è un fraseggio? È come sulla chitarra o sul basso, che ne so, quando la chitarra fa una frase, cioè una melodia, anche nella batteria è la stessa cosa. Noi possiamo pensare alla batteria come la chitarra. È un fraseggio sulla batteria, quindi può essere ad esempio un paradiddle. Se noi andiamo a suonare questo sulla batteria, stiamo fraseggiando. Però il fatto è che dopo un po' che studiamo i singoli, doppi, paradiddle, cose varie, arriviamo a fare un fraseggio e tante volte ci capita di non sapere che mano andrà a suonare. Cioè, io voglio suonare il timpano, ma sono sicuro che a metà del mio fraseggio riesco a suonare il timpano con la mano destra e magari non mi capita il timpano con la mano sinistra che devo fare questa cosa qua? Come faccio a decidere veramente con che mano andare a suonare? Quando dovete andare a studiare degli sticking, cioè degli insiemi di singoli e doppi. Ad esempio, il paradiddle è uno sticking composto da quattro note, destra, sinistra, destra, destra. Un altro sticking è ad esempio uno sticking 3, cioè composto da tre note, accento di destra e poi due ghost note di sinistra. Non avete ancora capito dove voglio arrivare, lo so, ma proviamo a prendere lo sticking 6. Oggi come esempio voglio farvi lo sticking 6, poi questo funziona su tutto e ogni sticking ve lo potete fare voi. La cosa che mi viene a me più semplice da fare, ma poi per ognuno è diversa, è fare il paradiddle diddle, cioè destra, sinistra, destra, destra, sinistra, sinistra. Però qual è il problema del paradiddle diddle? Fare un fraseggio solo usando il 6. Vado sulla batteria e tutti i miei accenti... Ho sputato. Saranno di destra, perché il paradiddle diddle ha solo accenti di destra. Quindi come faccio? Il mio fraseggio lo faccio solo di destra? Ok, di destra posso suonare tutto, ma non va bene. Devo essere libero di poter suonare con le mani che voglio senza dover pensare più di tanto. Quindi il nostro paradiddle diddle lo teniamo lo stesso, perché quando vogliamo andare a fare gli accenti solo con la mano destra usiamo quello. Ma dovremmo anche inventarcene un altro per riuscire a cambiare mano. Ad esempio, sticking 6, doppio paradiddle. Il doppio paradiddle, destra, sinistra, destra, sinistra, destra, destra, sinistra. Quindi in questo modo abbiamo due sticking, il paradiddle diddle e il doppio paradiddle, uno per avere tutti gli accenti di destra e uno per poter cambiare mano. In questo modo possiamo cambiare mano durante il nostro fraseggio. Quindi adesso abbiamo la possibilità di fare tutti gli accenti di destra e la possibilità di fare gli accenti alternati. Cosa ci manca? Ci manca solo la possibilità di fare gli accenti solamente di sinistra. Ma cosa facciamo? Prendiamo il nostro paradiddle diddle che facevamo solo di destra e lo invertiamo di sinistra. Sinistra, destra, sinistra, sinistra, destra, destra. Quindi adesso la cosa che dovete fare qual è? Non è copiarmi. Ok, questo qua vi lascio il PDF, ve lo faccio e vi dico, io li farei in questo modo qua. Però cercate le vostre diteggiature, perché ce ne sono milioni di tipi di diteggiature. Magari voi potete dire, sì, ma io non mi trovo bene a fare il paradiddle diddle, voglio usare un'altra diteggiatura. Ad esempio, destra, sinistra, sinistra, destra, destra, sinistra e poi di nuovo destra. Il numero di colpi è lo stesso, l'accento ce l'ho sempre con la mano destra con il paradiddle diddle, quindi ci sta alla grande. È la stessa cosa fare questo o fare quello che vi ho detto prima. Ognuno si trovi la sua. Se uno vuole fare solo singoli, va bene lo stesso. Io comunque vi faccio un PDF dove vi scrivo le mie proposte. Sembra politica. Dove vi scrivo il doppio paradiddle e il paradiddle diddle e poi cercherò di metterveli insieme, perché il fatto di metterli insieme è quello che conta veramente, perché a un certo punto bisognerà suonare senza più pensare, ok, qui devo fare solo di destra, quindi devo fare il paradiddle diddle, qui invece devo cambiare, quindi devo fare un... No, perché soprattutto quando siamo in velocità questo non riusciamo a pensarlo. Quindi a forza di farli e a forza di fare combinazioni diverse, pensando ovviamente all'inizio a quello che si deve fare, dopo un po' questa cosa diventa automatica. Noi penseremo destra, sinistra, destra, sinistra e la nostra mente in automatico farà fare alle nostre mani il doppio paradiddle. Oppure penseremo destra, destra, poi sinistra, sinistra. Quindi cosa faremo? Paradiddle diddle, doppio paradiddle, paradiddle diddle di sinistra, doppio paradiddle per tornare di nuovo di destra. Ma non è che l'ho pensato, io ho pensato destra,
destra, sinistra, sinistra, destra. Il mio cervello ha detto alle mani: fate questa cosa qua per riuscire a suonare gli accenti come vuole Luca. Quando andate a studiare gli sticking, cioè andate a studiare solo lo sticking 3, solo lo sticking 4, solo lo sticking 6, oppure anche quando andate a suonare degli insiemi di sticking, io oggi studio il 3 più 5, devo studiarmelo in vari modi diversi, così che almeno ho la possibilità di suonare con la mano che voglio, quando voglio. Quindi studiate, scaricate il PDF, iscrivetevi al canale, mettete mi piace qui sotto se vi è piaciuto questo video, seguitemi sui miei social Instagram e Facebook, perché tra l'altro sto mettendo anche un po' di video lì, occhio, perché ogni tanto qualche video esce anche lì e non esce qui su YouTube. Noi ci vediamo al prossimo video.